Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Noi stiamo per uscire, io però stamattina mi sono dedicata. Allora, dovevo cominciare Ursula, vi avevo detto che avrei cominciato Ursula, però invece ho cominciato lui. Mamma ragazzi, impestatissimo, tra i colori. Un macello per scegliere questi quattro colori. Sì, non guardate tutti gli attrezzi che mi servono per il fimo, qua c'è il fimo. Oh, un macello questi colori. Un macello, guarda che roba qua, guarda che roba, guarda tutte le prove, tutte le cose tolte, rimessi, un macello. E poi qua c'è la nostra tazza del Grinch. Comunque mi sta piacendo un sacchissimo anche lui. E dai, alla fine sta uscendo bene. Certo, sono ancora all'inizio, ho dovuto ripassare sopra perché qua non mi piaceva il colore che avevo usato. Insomma, un macello per trovarsi i colori. Comunque dai, mi sta piacendo, mi piace. E il cattivo di Coco mi piace un sacco. Anche questo libro mi piace tantissimo. Questo è il primo che sto facendo di questo libro. Dovevo fare Ursula, però poi ho cambiato idea, ho voluto far lui. E guarda, di qua c'è Sven. Vedi che c'è Sven. Anche Sven voglio fare. No, sono proprio belli questi libri, mi piacciono un sacco. Veramente di un relax assurdo. Nel frattempo mi stavo guardando un filmetto. Questo è il Principe di Aurora, Principe Azzurro di Aurora. E questo è un altro principe, credo quello di Cenerentola. Guarda che carino anche lui. Bello, 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 bello. E anche questo libro lo consiglio perché gli spazi, come potete vedere, sono abbastanza grandi da riempire, da colorare. Ce n'è un po' e un po'. Questo, per esempio, non è facilissimo, questo, devo dire la verità. Soprattutto per la scelta dei colori non è stato facile. Poi per il resto ci si può anche fare, ce la si può anche fare. Comunque sì, questo è un altro di quelli che suggerisco. Guarda quanti ce n'è. Questo qui per me è il più facile, quello che ho per adesso. Gli altri due che vengono prima non li ho, per cui non te lo posso dire. Questo è uno dei più semplici, questo con Cenerentola. E poi ci va ai più difficili. Questo qui è bellissimo, ma è difficile ancora da fare. Devo ancora prendere un po' di esperienza. Va bene, ragazzi, noi usciamo a pranzo e a dopo. Ciao! Guarda che bella giornata! Mi si vede bene il castello di Trezzo. Anche se ho sempre detto che il castello di Trezzo non mi fa impazzire. Amore, vuoi fare la scorciatoia mega galattica? Perché di No, là c'è traffico, ma eh. poi non ci fanno passare, Dove la non ti fanno scorciatoia passare? Ma sì che ti fanno non passare. Sì, passa, passa. Allora, guarda che bella Trezzo. Guarda sto scorcio. Beccatelo. Beccate arte del regalo. questo scorcione. Ah, l'arte del regalo, guarda lì. Poi qua c'è l'ACI dove veniamo a fare il volo della macchina. Lì si vede sempre il castello di Trezzo. Guarda quest'altro scorcione, che bello che è, una cartolina. Però il castello di Trezzo, ragazzi, io sono andata a vedere una volta, no, non ci riandrei, infatti, non ci sono più andata perché è proprio messo male, nel senso che l'hanno bombardato mica da ridere, l'hanno distrutto praticamente. E poi qua è pieno di corti di una volta, però dentro ovviamente non puoi andare perché ci abitano, però è pieno di corti, è bellissimo. Secondo me Trezzo è una delle più belle cittadine, paesini, veramente bellina Trezzo. Mia mamma voleva venire a vivere a Trezzo, lo sai, Sì, Marco? hai già detto. Ah, te l'avevo già detto. Però Trezzo, sì, Qua ma è siamo troppo venuti a prenotare un incasinato. viaggio 20 anni fa. Con il viaggio di nozze. Sì. Però poi non ci siamo più andati. Invece qua c'era il mercato il lunedì, in questa via qua ci venivo sempre con mia mamma il lunedì mattina, quando ovviamente non avevo scuola. E qua facevano tutto il mercato, qua amore di girare, anche di qua, di là sotto, andavano tutto il mercato. C'era il lunedì, ma magari c'è ancora, io non lo so, per carità. No, mi sembra adesso di là c'è, dove sono i posti di là c'è l'area Ah, di mercato. là fanno l'area mercato, è Perché ho vero, non lo fanno più visto qui vari paesi hanno fatto nel l'area mercato. paesotto.
E per il traffico in paese, per non... E infatti, perché poi lì le strade erano veramente strette, strette. Ti immagini scaricare e caricare? Adesso me ne capisco che cosa poteva essere per i mercatari, caricare e scaricare in quelle viette strette lì, un macello, eh? Wow, guarda che bella giornata oggi, no? Oggi è favolosa la giornata, speriamo che così anche domani. Domani siamo al mercatino e speriamo. Vabbè. No, ma danno bel tempo. Sì, ma guarda che bel cielo azzurro. Davano brutto oggi. Davano più brutto oggi di domani. È vero. Oh, qua è pieno di dossi, ragazzi. Qua è un dosso continuo praticamente. Non capisco perché. Cioè un dosso, ogni 200 metri c'è un dosso, o una rotonda o un dosso. Guarda, tra il dosso e la rotonda preferisco la rotonda. Oggi si va a mangiare. Fai vedere l'altro regalo. Ah sì, dov'è? No, questo qui l'avevo già fatto vedere. Il tieni telefono. Poi faremo vedere tutto il giorno l'altro. Il prossimo mukbang. Bello il tieni telefono. Poi ti volevo dire, mettiamo che anche lui su link in descrizione. Oggi andiamo a mangiare sushi con i miei, che da un po' che non ci vediamo perché siamo stati occupati. Settimana scorsa abbiamo lavorato e abbiamo approfittato oggi che siamo liberi per venire per andare a mangiare, allora, per noi sushi, poi lì in questo ristorante nuovo che abbiamo trovato c'è di tutto di più. Mood sushi ragazzi, è buonissimo. Però devi prenotare perché è sempre pieno. Eh sì, infatti abbiamo prenotato perché è sempre strapieno, pieno, ma si mangia veramente veramente bene. Infatti italiano, io oggi prendo un po' di sushi, ora ce lo dividiamo perché sai che non lo mangio tutto. Sì. Perché io mi prendo sicuro le tagliatelle plastici. Crema di crema di astici, no? No, astici non è crema di gamberi. Ci sono i gamberetti dentro e poi c'è il gamberone gigante. Comunque quelle tagliatelle lì sono favolose e oggi me le rimangio assolutamente. A parte loro, ho trovato un po' il calamari fritti un po' comune. Vabbè, amore, quando però ne vuoi. L'insalata di mare, il polipo. No, c'è veramente tanta scelta ed è buono. Le cozze anche erano buone. Anche le cozze erano buone. Ah, sai anche che cosa mi voglio prendere, sempre se ce la faccio, perché io dico che voglio questo, quest'altro e poi... quello, la grigliata mista di pesce, anche quella è buona. Vediamo cosa prende, perché lì c'è l'imbarazzo della scelta. Poi vorremmo provare anche la paella una volta, però il riso si sa che si riempie, mangiando già il sushi capisci che il sushi qualcosina voglio provarla. Poi di solito mi prendo sempre anche le chili di granchio e poi niente, poi vediamo. Comunque c'è di tutto di più, poi vediamo. A dopo. Di acqua. Fabio, vuoi salutare? Per ora acqua. Marco, ciao. Allora, domani lavorate? Allora, arrivato alla prima porzione, polipo. Papi si è già fatto due piatti, guardalo. È il piatto preferito di Papi, quello. Certo. Adesso ti arriva anche il limone, Papi. No, è arrivato il capesante, guarda che belle. Sì, molto belle. È arrivato anche il rosso. Buona la capesanta, mamma. Quanto è arrivato, Papi? Spidini? Sì. Buoni? Non lo so, penso di sì. E dai, assaggia. Marco, scusa, ti devo dire una cosa. Com'è? Sembra buono. È arrivata la mia ordinazione, tagliatella di scampi e le chele. Già dato un morso, sono buonissimo. Adesso arriverà qualcosa anche per Marco, perché è ancora... Amore, facciamo la foto di copertina, toh. Vai, cheese. La miglior foto di copertina di sempre. Buona. E che le di granchio, vuoi uno? Di mare, no. Per due. Polipo uno per due.
Arrivato ancora il polipo, sempre per chi? Per mio padre, lui va matto. E qui è arrivata l'insalata di mare. Io sto mangiando le tagliatelle, sono strabuone. E qua è arrivata la grigliata mista di pesce. Anche Marco l'ha preso. Sì. Mamma, queste qua sono buonissime, falle prendere. Allora, Marco si è preso i paccheri, guardali quanto sono belli. Al pesce spada. E adesso assaggiamo. Ah, al pesce spada, adesso assaggiamo. Occhio. Sì, sono buone. Io mangiare così. Perché hai già visto che il sugo schizza. Va in giro da solo. E non è una bella roba. Buon appetito. Buon appetito. Allora Marco, dopo i paccheri, lo spiedino di seppia. Mio padre, paccheri anche per lui. Eccolo. E poi Marco, gamberi in tempura. Sono buoni però, eh. Eccoci, stiamo tornando a casa. In verità prima mi sono passata al fruttivendolo. Prendere un po' di frutta. Andiamo dal fruttivendolo. Andiamo. Che bella anche Capriati. La bottega della frutta. La bottega dell'orto. State qua, vediamo. Ma il cielo oggi è fantastico. Tornate a casa, io continuo con il mio lavoretto, poi alla fine del video vi lascio qualche spezzone della mia colorazione. Allora, eccolo finito, sono abbastanza soddisfatta. Sì, magari i verdi non sono proprio azzeccati, ma avevo solo quelli. E nel frattempo mi sto guardando appunto Coco. Bello, ci piace. Bello, bello, bello. Adesso per il prossimo non so. Mi piaceva anche fare Sven, adesso vedo, decido. Nel frattempo anche Marco sta giocando a PlayStation. Niente, sto decidendo cosa fare dopo. Non lo so, credo che farò lei. Sì. Va bene ragazzi, io vi saluto. Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche oggi.
Noi domani siamo al mercatino, vi salutiamo, spolliciate se vi è piaciuto, condividete, scampanellate e alla prossima! Ciao! Ciao!